Rassegna stampa di oggi, 10 febbraio 2018. Questa è la prima edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Macerata, autorizzato corteo antifascista, sindaco dice scuole chiuse, Capsa Pound dice organizzarlo e soffiare sul fuoco. Pezzi di sinistra, come la base di Ampi, Arci, Fiom, Liberi e Uguali, confermano la presenza nella città marchigiana per l'iniziativa antifascista. Il sindaco blinda tutto, stoppa le lezioni ai bus, ai musei, ai teatri, al carnevale e ai convegni. Renzi dice rivendicare le ragioni dell'antifascismo, ma il PD andrà al corteo nazionale del 24 febbraio a Roma. La Lega risponde chiamando i suoi in piazza a Milano. Elezioni, Lorenzin fa campagna elettorale alle onoranze funebri sui social, ditemi che è un fake. Programma del 12 febbraio, musica, buffet, incontri conviviali con la ministra, capolista per la coalizione di centro-sinistra. Luogo funeral home terra cielo a Modena. Il segretario provinciale del PD Davide Fava dice questa è una delle eccellenze del territorio. Terremoto, il sindaco di Amatrice Pirozzi indagato per omicidio colposo per crollo di una palazzina, morirono 7 persone. Al candidato alla presidenza della regione Lazio, il primo cittadino, è contestato anche l'accusa di lesioni personali colpose. Oltre a lui risultano indagate altre 7 persone che, in cooperazione colposa tra loro, nelle rispettive qualità e con le condotte commissive o omissive, non impedivano il crollo. Elezioni, il procuratore Cafiero Darao dice ancora troppi impresentabili, al voto puniamo chi li candida. Siamo lontani dall'etica che dovrebbe essere invece indicatore di un cambiamento. I partiti non funzionano, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero Darao si rivolge agli elettori, mentre nelle nuove liste del 4 marzo non mancano i cosiddetti impresentabili. La politica deve fare un controllo preventivo dei soggetti eleggibili. Laddove questo non avviene, spetta all'elettorato dare una valutazione, ha detto. Pamela Mastropietro, bloccati 2 cittadini nigeriani, uno era a Milano. Sono sospettati di un coinvolgimento nell'occultamento del cadavere della ragazza. Non è stata ancora diffusa l'identità delle 2 persone attualmente sotto interrogatorio, ma la procura marchigiana ha precisato che al momento non sono stati emessi fermi. Diverse persone, tutte originarie della Nigeria, sono state sentite durante la giornata dai carabinieri. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Sites e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.